Se vuoi diventare una vera escort, devi essere sensuale. E me lo macchia tutto. Che mo macchia pure a me, per favore. E un attimo. Questa donna è una donna molto interessante perché subisce un'educazione sentimentale. Come è stato difficile interpretare un ruolo da una donna che parte come antipatica e poi invece è affascinante e molto molto simpatica? Ma adesso la difficoltà, io non nel senso, ne abbiamo molto parlato con Massimiliano di questo cambio, no? Perché dovevamo volerle bene, si deve voler bene in una commedia, poi si deve voler bene a questa donna nei suoi vari aspetti, quindi anche quelli più insomma che disturbano di più. Quindi quando è snob deve essere snob, ma in modo simpatico, però è difficile essere snob così in modo simpatico. E poi fare un mestiere che molti, lei stessa, lo stesso personaggio considerano svilente per la donna, e rendere questa donna simpatica comunque, no? E renderla empatica, anzi più che simpatica. Perciò sì, ne abbiamo parlato tanto, ci abbiamo lavorato, però devo dire che era scritto molto bene, il suo film è partito scritto molto bene, è stato scritto molto bene dagli sceneggiatori. E poi con Massimiliano abbiamo davvero, possiamo vantare 15 anni di conoscenza e di lavoro fatti a teatro e anche in televisione, ma soprattutto a teatro insieme, e di amicizia personale che fanno sì che delle cose si possano cogliere e capire al volo, magari con un'espressione. Quindi quello che Massimiliano magari non ha scritto me lo ha spiegato, quello che voleva ottenere sulla scena me lo ha spiegato dicendomi: vorrei da te questo, vorrei questa espressione, vorrei che comunicassi questo, questo non c'è sulle pagine ma deve arrivare. Ho detto più bagascia. Scusa, ma per forza durante un tornado dovemmo fare ste foto? Mi sembra che tu abbia lavorato molto anche sulla postura. Per esempio, una scena del bacio con Raoul Bova, lui cerca di baciarti in una maniera, tu invece ti lo baci con una grande femminilità. Questi sono dettagli che però fanno la differenza tra un film normale e un grande film. Ma che hai notato? Che cose vai a notare? Bello, mi piace questa cosa. Lo sai che io davvero non so, questo non te lo so spiegare, lo posso spiegare emotivamente, non riesco a spiegarlo con un lavoro tecnico. Il legame con Raoul Bova, l'alchimia che c'è stata sul set? L'alchimia l'ha creata questa storia e l'ha creata questo gruppo. Questo è un gruppo incredibile da rimettere insieme, un gruppo in cui appunto ci sono persone con cui collaboravamo quando cominciavamo nelle cantine a teatro a Roma e avevamo 20 anni. Persone che hanno fatto ognuno la propria carriera nel mondo del cinema, della televisione, e che si ritrovano insieme, quindi dagli attori ai tecnici, agli elettricisti, ai parrucchieri, ai truccatori, ai costumisti. E siamo tutti riuniti, al cast naturalmente, ai piccoli clienti, agli attori che fanno una posa e che vengono a fare un passaggio. Sono tutti nostri compagni di lavoro, miei e di Massimiliano, da anni. Questo clima di profonda conoscenza che spesso manca su un set, perché non si fa in tempo a ricrearlo, e poi 15 anni non si ricreano così evidentemente in un progetto, ha fatto sì che ci fosse un'alchimia particolare, e nel mio caso con Raoul, ma anche con tutti noi, con tutti gli altri, no? A rotazione, con tutto il resto del cast. Secondo me poi il catalizzatore di tutto questo è Massimiliano, che ha una grande forza da questo punto di vista, e poi è una persona così che sa benissimo quello che vuole, ma sa essere molto delicato e piacevole nel dirigere gli attori, perciò è molto sua la responsabilità. Tu devi essere orgoglioso di essere africano, capito? Ma veramente, io sono di Catanzaro.